Oggi in questa riunione operativa al Consorzio di Bonifica di Capitanate, ringrazio il Presidente De Filippo, abbiamo chiarito alcuni aspetti. Il primo, che la diga di Occhito, che ha una capacità di circa 250 milioni di metri cubo d'acqua, deve, non può andare oltre nei periodi di piena i 215 milioni di metri cubo d'acqua. Ragion per cui la notizia della scorsa settimana dell'obbligo di rilasciare circa 20-30 milioni di metri cubo d'acqua deriva dal rispetto di un regolamento di sicurezza che è stato approvato dopo l'alluvione del 2005, quella di Chieuti Serra Capriola che spezzò a metà l'Italia. Piano di sicurezza che è ampiamente condiviso dal Consorzio di Bonifiche. Accanto a questo abbiamo approfondito altri tre aspetti. Il primo è quello del collegamento dal Liscione al Molise, cioè un adduttore che sia nelle condizioni di portare 40 milioni di metri cubo d'acqua dal Molise al potabilizzatore di Finocchito. Abbiamo approfondito anche i due vecchi problemi di cui si discute da 40 anni, della diga di Piano dei Limiti e della diga di Palazzo d'Ascoli. Su questi siamo rimasti d'intesa che con il consorzio faremo un ulteriore approfondimento per fare in modo che il territorio della provincia di Foggia possa avere le idee chiare e possa comprendere verso cosa dobbiamo indirizzarci. Una giornata estremamente importante questa, estremamente operativa, dove grazie all'intervento dell'assessore piemontese siamo riusciti a fissare degli obiettivi comuni, degli obiettivi di territorio e soprattutto anche a spiegare, diciamo così, le ragioni della sicurezza che ci obbligano, a laminare, quindi a rendere al mare l'eccesso della diga di Occhito, perché l'alveo del Fortore non riesce a dissipare la eventuale piena che dovesse accadere. Certamente il cambio climatico che stiamo vivendo in questi ultimi anni ha inciso molto, ma oggi possiamo sorridere sicuramente all'eventualità e alla circostanza che possiamo finalmente disporre di una serie di obiettivi che dovrebbero rendere la nostra agricoltura più efficiente nel futuro.